Una meta è stata raggiunta da Lisernia, che ha affrontato il Castelfidardo davanti al pubblico amico, ha corso numeroso lo stadio Lancellotta e non delude le attese, ottenendo una vittoria preziosa con un gol allo scadere di Cascio. Le due squadre sin dalle prime battute sono condizionate dal pessimo stato del terreno di gioco, per cui esprimono poche trame di gioco accettabili. Il rimbalzo irregolare del pallone penalizza tutti e 22 gli uomini in campo. Nella prima parte della gara si registrano solo poche azioni di un certo rilievo. Al terzo un tiro dalla distanza di Cascio che termina di poco alto. All'ottavo lo stesso Cascio a pennellare un assist per Babba che di testa colpisce il palo spaventando Elezai. Al 22esimo ancora Cascio prova a sorprendere Elezai ma il suo tiro termina alto. Al 39esimo Cascio, il migliore insieme a Babba, si immola sulla sinistra, mette al centro un imitante cross deviato in angolo. Termina così un primo tempo senza emozioni tra due squadre condizionate dal pessimo stato del terreno di gioco, i due portieri non classificati. Nella ripresa un tiro di De Filippo al settimo e dopo tre minuti il centravanti locale Varela a cercare di sorprendere di testa l'estremo portiere del Castelfidardo. I due mister Farrocco e Giulio Dori provano a mischiare le carte mettendo forze fresche. Per Lisernia entrano Ercolano, Antinucci, Mema e Bainotto. Per gli ospiti entrano Paponi, Graciotti, Guella e Garbattini. Al 12esimo il nuovo entrato Ercolano a mandare il pallone di poco a lato. Al 22esimo Paponi è atterrato in aria, ma per l'arbitro ben posizionato non ci sono gli estremi del rigore. Nanapere, il migliore in campo per il Castelfidardo, prova a creare scompiglio nella retroguardia locale e al 35esimo è bravo a procurarsi un angolo. Lisernia vuole vincere, comincia il pressing finale. Al 41esimo di testa Varela di poco a lato, immediata la replica degli ospiti che al 46esimo provano a sorprendere l'attenta retroguardia biancoceleste ben orchestrata da Jimenez. In pieno recupero è Cascio a far esplodere lo stadio con un gol dei suoi. Una liberazione per gli oltre 1200 spettatori presenti in tribuna, ma l'ultima emozione la regala il capitano del Castelfidardo Fabbri che al 95esimo su calcio di punizione colpisce la traversa. Termina qui l'incontro con la prima vittoria dell'Isernia, una squadra che ha resettato bene la gara d'esordio ad Ancona e ricomincia con altre idee, con forze fresche e giovani, con calciatori, per dirla alla Farrocco, che hanno fame e gambe. Domenica prossima ancora una gara casalinga contro la capolista Senigallia. Quasi sicuramente la gara si disputerà al Civitelle di Agnone per permettere la concimazione e la semina dell'erba al terreno di gioco. Tre settimane di pausa per poi tornare davanti al pubblico amico con il Teramo alla quarta giornata, mentre il Castelfidardo domenica prossima torna a giocare davanti al pubblico amico affrontando il Teramo.